siamo arrivati a Dubai e siamo felicissimi di trascorrere una settimana di crociera tra gli Emirati Arabi e l'Oman a bordo di MSC Splendida. La nave gigantesca può ospitare fino a 4.000 passeggeri e 2.000 membri dell'equipaggio. È lunga più di 3 campi da calcio, ha 6 ristoranti, 20 bar, un teatro, 6 piscine e vasche idromassaggio, un casinò, una spa, negozi e videogiochi e un'animazione divertente ma non invadente. Il primo giorno lo trascorriamo visitando la Dubai moderna, tra grattacieli, hotel di lusso e un centro commerciale che ha addirittura al suo interno un grande acquario, e ammirando lo spettacolo delle fontane danzanti. Il secondo giorno ci svegliamo ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, e visitiamo la bellissima moschea Sheikh Zayed, che detiene i record mondiali per il tappeto artigianale più grande del mondo e per il lampadario più grande del pianeta. Proseguiamo la visita tra i grattacieli della Manhattan d'Arabia fino ad arrivare al mercato dei datteri. Ceniamo poi in un ristorante panoramico, specializzato in cucina asiatica, a bordo di MSC Splendida. Sir Banias ci accoglie con un mare dai colori caraibici, con i delfini che volteggiano davanti ai nostri occhi e con tanti animali selvatici che vivono nell'entroterra. La giornata di navigazione per raggiungere l'Oman la trascorriamo nello Yacht Club MSC, un luogo esclusivo, elegante ma allo stesso modo accogliente, che ci regala momenti di puro relax nel Golfo Persico. Il risveglio al porto di Muscat, la capitale dell'Oman, ha un sapore magico, un gusto medio orientale che dopo la modernità di Dubai e di Abu Dhabi sentivamo il bisogno di assaporare. Visitiamo la grande moschea, il souk di Mutra, il museo Bait al-Zubair e il Palazzo Reale. La seconda giornata omanita la trascorriamo tra i fiordi di Kasab, un piccolissimo villaggio affacciato su un mare splendido. E ci rilassiamo poi in nave, godendoci ogni singolo istante di questa crociera che volge al termine. Siamo tornati a Dubai, pronti per scoprire un'altra faccia della città, quella più antica e tradizionale. Facciamo una sosta alla Jumeirah Mosque e poi ci dirigiamo all'antico quartiere di Al-Bastakia, dove ammiriamo le case tradizionali con le torri del vento. Visitiamo il Dubai Museum nel forte di Al-Faidi e con l'imbarcazione chiamata Abra attraversiamo il creek per arrivare al souk dell'oro e a quello delle spezie. Trascorriamo il resto della serata ammirando lo spettacolo delle fontane danzanti e il panorama della città dal 124° piano del Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. Purtroppo siamo arrivati alla fine di questa crociera, che custodiremo per sempre nel cassetto dei ricordi più belli, anche perché è stata la nostra prima crociera in 2+1, e sì, a giugno diventeremo genitori di un bel maschietto. Salutiamo questi posti con tanta, ma tanta malinconia.